cioè come le software house vedono le norme tech. Non possono vederle bene, non ovviamente dal punto di vista dei contenuti, perché non ci permettiamo di, dal punto di vista delle software house, di entrare nel merito delle norme tecniche, ma sul fatto che per l'ennesima volta le software house non sono state coinvolte nella redazione delle norme tecniche. E siccome oggi penso sia imprescindibile per poter applicare le formulazioni previste da qualsiasi norma nel nostro settore, quindi anche nelle norme tecniche, il sostegno, il supporto di software, sarebbe auspicabile che per il futuro questo possa avvenire. In effetti, diciamo, lo scopo del convegno, che devo dire ha riscontrato un notevole successo in termini sia di partecipazione che di interesse, è stato quello proprio di auspicare da un lato un coinvolgimento fattivo nelle prossime edizioni delle norme tecniche anche del mondo di chi poi deve tradurre queste norme in software e quindi strumenti operativi, ma soprattutto grazie anche all'intervento del provveditore delle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, l'ingegner Pietro Baratono, di iniziare ad ipotizzare un processo di delegificazione delle norme tecniche, mantenendo all'interno delle norme stesse, quindi con un valore cogente, gli aspetti legati alla garanzia della sicurezza, appunto, dei cittadini, delegificando invece quegli aspetti tipicamente che in altri paesi vengono affrontati a livello di normativa tecnica, ad esempio con strutture come UNI piuttosto che CNR, quindi togliendo il valore cogente e lasciando ai progettisti un ambito e un margine di manovra decisamente più ampio di quanto non lasciano le attuali norme tecniche. In questa occasione Amade Exo esordiscono le due sezioni, su tre che ne abbiamo, sono state costituite nell'autunno scorso di ISI. Una, appunto, la sezione software coordinata dall'ingegnere Paolo Segala, ha organizzato il convegno di ieri, che mi sento di dire, fatto salvo smentita, essere stato il primo in Italia sotto questi aspetti, cioè le norme tecniche viste dalle software house. ISI, mi sento anche qui di dire, non è nuova a porre tematiche per la prima volta a livello di opinione pubblica, è stato così per il tema della classificazione del rischio sismico, è stato così ad esempio in occasione dell'ultimo SAIE di Bologna dell'ottobre 2014, dove abbiamo parlato degli aspetti legati alla progettazione sismica degli elementi non strutturali. E così è stato il primo evento organizzato dalla sezione software, e devo dire che se il buongiorno si vede dal mattino, l'evento ha avuto sicuramente un ottimo riscontro. E tocca un tema assolutamente di grande importanza, da cui anche l'elevato numero di iscrizioni che abbiamo raggiunto. Il dilemma se ricostruire demolendo oppure ristrutturare, in entrambi i casi in un'ottica di sostenibilità. Questo è un tema di grandissima attualità e devo dire che abbiamo raccolto particolare attenzione su questo argomento, infatti abbiamo ricevuto i patrocini oltre che del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha voluto anche garantire i crediti formativi professionali a questa iniziativa, anche di Legambiente, del Green Building Council nel capitolo italiano e di Federcasa. Realtà diverse tra di loro, ma che sono accomunate sicuramente da una grande attenzione al tema della sostenibilità. Dimostreremo all'interno del convegno, con casi concreti, come si possa perseguire la logica della sostenibilità andando a demolire e ricostruire, in questo modo anche riqualificando il territorio senza dover ancora cannibalizzare i terreni italiani che ne hanno già avuto a sufficienza nei secoli scorsi.